Ciao e bentornata o bentornata sul mio canale, io sono Giorgia Pirillo e in questo video ti voglio parlare di angeli, di come mi sono appassionata di angeli e del perché è così importante conoscere queste entità, questi esseri che sono sempre vicino a noi, che ci supportano in ogni situazione. Dopo questo video sicuramente ti sentirai molto più leggera, molto più protetta, non ti sentirai più, magari se in questo momento ti senti come una zattera in mare aperto, così come mi sentivo io, dopo questo video, dopo aver appreso queste informazioni, ti sentirai molto più serena, senza troppo stress. Infatti questo è il motivo per cui io ho iniziato ad approfondire il mondo degli angeli. Se ancora non sei iscritta al mio canale, iscriviti adesso e tocca anche la campanellina, così la prossima volta che farò un nuovo video ti arriverà la notifica. Allora, come ho iniziato io ad appassionarmi degli angeli? Tutto è iniziato innanzitutto con la scuola di coaching energetico che sto frequentando. E poi però ci sono stati diciamo degli eventi che mi hanno portato ad appassionarmi di questo mondo. E diciamo che mi sentivo molto, c'era, ci sono stati dei, c'è stato un periodo della mia vita in cui mi sentivo molto veramente fuori controllo, cioè come se io non fossi più io a guidare la mia vita, ma erano gli eventi esterni e le persone dal di fuori che mi stavano controllando. Io mi sentivo sempre stanca, sempre come se qualcuno mi stesse togliendo proprio le energie. Mi sentivo, diciamo, stressata dai pensieri negativi, andavo ad incapparmi in delle situazioni con persone veramente che poi ho scoperto essere persone anche tossiche. E un giorno mi capita fra le mani un libro di Doreen Virtue che ti consiglio di leggere, che si chiama Gli angeli in te. E all'inizio ho detto, ma che. Cioè, ma mi metto a leggere queste cose degli angeli invece di magari di farmi, che ne so, andare dalla psicologa oppure, non lo so, leggermi qualche cosa su come costruirmi il potere personale. Però, non so, questa cosa mi attirava perché era un libro che parlava di come essere assertivi, dell'assertività, che io non sapevo manco che cosa fosse. E l'assertività ho scoperto che è praticamente un modo di comportarsi, diciamo, è un modo di essere non diciamo di essere gentili con gli altri, però anche di ritornare nel nostro potere personale e di far valere i nostri bisogni, i nostri desideri. Ed è un modo anche che ti permette di non farti sfruttare dagli altri, perché fondamentalmente noi angeli terreni, e io sono un angelo così come tu che mi stai guardando, sicuramente sei un angelo terreno, poi magari faremo un altro video per farti capire quali sono le caratteristiche di un angelo terreno. Abbiamo questa tendenza, no, a farci sfruttare dagli altri, a dare troppo e a sentirci poi fondamentalmente privi di energie, stressati, nervosi, e poi non riusciamo più a brillare. Questo è il problema, no? E così praticamente dopo aver letto questo libro mi si è aperto proprio un mondo e ho iniziato diciamo, a non sentirmi più come quell'immagine che ti dicevo prima, no? Di questa zattera in balia degli eventi, in balia delle onde. Cioè, praticamente io non ero io che agivo, io reagivo a quello che mi succedeva, capito? E se tu non entri in una modalità, diciamo, in cui hai tu, cioè sei tu che c'hai le redini, arrivi ad esaurirti, cioè arrivi a stressarti. E tra l'altro lo stress è la prima causa delle malattie degenerative, del cancro, di tutte le malattie. Infatti mi stavo anche ammalando, cioè io dicevo, ma come? Io mangio benissimo così, sono anche vegana, però mi ammalo. E non riuscivo a capire perché. Poi ho capito perché, perché comunque mi stavo assorbendo tutte le energie negative degli altri e mi stavo stressando. Quindi ho iniziato a chiedere aiuto agli angeli, esatto. E ti dico che mi sono sentita subito forte, perché poi ci sono degli angeli, soprattutto l'Arcangelo Michele, è un angelo fortissimo,
È un angelo che ti dà una forza veramente inaudita e ti aiuta anche a togliere, a purificarti dalle energie negative. E ora ti voglio riassumere, diciamo, ti voglio dire sia come si manifestano, diciamo, come puoi vedere che vicino a te ci sono degli angeli, e sia che cosa è necessario fare per ricevere aiuto degli angeli. Allora, in primo luogo, per ricevere l'aiuto degli angeli devi avere fiducia. Se tu non chiedi, non hai niente, cioè tu non ti puoi aspettare che gli angeli ti aiutino se tu non chiedi. Questo è perché è per la legge del libero arbitrio, che praticamente recita, nel senso, è una legge secondo la quale noi siamo scesi su questa terra, ci siamo incarnati, ma diciamo che non è che l'aiuto divino lo riceviamo in automatico. Certo, noi siamo sempre guidati, però scegliamo, cioè siamo venuti qua e abbiamo deciso di scegliere se ricevere l'aiuto o meno. Quindi se tu comunque non chiedi, l'aiuto non ti viene dato. Quindi il primo step è abbi fiducia e chiedi, cioè devi chiedere proprio ai tuoi angeli di aiutarti. Loro stanno lì, stanno super eccitati, super ci sta una schiera di angeli pronti ad aiutarti, ma devi chiedere e ti devi fidare, e solo così loro arriveranno. All'inizio io infatti non chiedevo, cioè come dire, navigavo nel mare della vita così, senza una direzione, senza chiedere niente. Dicevo no, ma tanto ci riesco io da sola a togliermi da sola da questa cosa, ma non mi serve niente, non mi serve l'aiuto di Dio, non mi serve l'aiuto degli angeli, non mi serve niente. Però stavo male, cioè veramente stavo male, stressata, ansiosa, piena di paure, di angosce, facevo gli incubi. Poi piano piano ho imparato a chiedere, e anche adesso c'è comunque un allenamento, è come andare in palestra, no? E chiedendo, ho visto che mi sono sentita sempre più forte, che poi mi arrivavano anche proprio dei messaggi su cose pratiche da fare, di azioni proprio pratiche da fare per risolvere delle situazioni. Quindi ho detto allora sta cosa funziona. Allora, quindi oltre a sapere che comunque devi chiedere, diciamo il modo attraverso cui loro si manifestano, cioè ci sono tanti modi attraverso cui loro si manifestano, e tra i modi, diciamo, che io vedo più frequentemente sono i numeri. Sì, loro si manifestano con i numeri. Per esempio, se tu vedi per esempio sempre 1111 oppure 2222 3333, oppure per esempio se vedi nell'orologio 2020 1818 1919, quelli sono dei numeri doppi, sono dei segnali che gli angeli ti sono vicini, perché devi sapere che la realtà, così come la vediamo, è un simbolo, cioè tutto è un simbolo, ok? E anche i numeri, infatti si chiamano i numeri dei maestri ascesi, sono dei simboli e sono dei richiami. Anche per esempio quando vedi delle targhe delle macchine, no? Io prima non ci facevo caso, adesso ogni tanto, cioè no, ogni tanto, spesso, proprio la mia attenzione vedo che viene proprio catturata da determinate targhe. Cioè io non è che sto a guardare le targhe, però proprio a un certo punto mi riscopro, diciamo che mi giro, perché ci sta quel 1111 che mi sta chiamando, e dico ok. Cioè prima questa cosa non la vedevo, poi nel momento in cui ho cominciato a chiedere aiuto mi sono arrivati anche questi segnali. E questo perché, ti ripeto, la realtà si esprime attraverso i simboli, e i numeri sono il modo attraverso cui gli angeli ti stanno dicendo che i tuoi pensieri sono in allineamento, cioè sono in allineamento con quello che vuole la tua anima. Quindi magari io sono pensieri elevati, oppure sono pensieri che stai facendo che hanno a che fare con la tua missione dell'anima, oppure non so, sono segnali di incoraggiamento, quindi ti stanno incoraggiando a proseguire su quella strada, a non perdere la fiducia, a mantenere la forza. Quindi fai caso di più alle targhe, agli orologi, ai numeri che ti appaiono, diciamo, anche per esempio per strada, perché quelli sono dei segnali degli angeli, soprattutto se sono numeri doppi o tripli. Gli angeli poi si possono manifestare anche attraverso le sensazioni, no? Per esempio, se tu stai facendo una cosa e ti senti super bene,
Allora quello vuol dire che sei entrata in contatto con il tuo io superiore, quindi gli angeli in realtà rappresentano anche il nostro io superiore, no? Che è la nostra guida, quello che ci guida verso quello che diciamo che è la missione della nostra anima. Quindi se tu stai facendo qualcosa e ti senti super motivato, super carico, ti vengono quei momenti aha, in inglese si chiamano aha moments, quei momenti in cui dici sì, questo è proprio quello che volevo fare. Per esempio l'altro giorno stavo parlando con un uomo, con una persona, e lui mi ha detto: ma sai, io vado sempre a cavallo. A me mi si è illuminato il cuore, ho detto oddio, pure io, perché comunque è una cosa, cioè il mio io superiore ha detto sì, questa è una cosa che a me piace fare, quindi falla. Quindi quando ti capitano di sentire, non so, delle persone che fanno dei discorsi, oppure di sentire alla radio dei discorsi, delle cose che ti risuonano talmente tanto che ti fanno stare proprio bene, ti danno delle emozioni positive, quella è una manifestazione pure che gli angeli ti sono vicino e ti stanno dicendo: questa è una cosa buona per te, falla. E questo è anche il modo attraverso cui io ho scelto anche di diventare lettrice di registri akashici e di fare il corso di registri akashici, perché io non sapevo nemmeno cosa fossero questi registri akashici, soltanto che ho sentito un richiamo fortissimo verso questa parola akasha. Ho detto: ma che cos'è sta parola akasha? Perché continua a girarmi nella testa i registri akashici, la akasha? Ho detto: ma che cos'è? E così sono andata un po' in internet e ho trovato questo, diciamo, ho trovato questo corso. Ho detto: no, io lo devo fare. Io non sapevo nemmeno io che cosa stavo andando a fare, ma sapevo che è una cosa che mi faceva stare proprio tanto bene. Poi ho capito perché. Poi magari ne parliamo in un altro video. Altri modi attraverso cui si manifestano gli angeli possono essere, per esempio, se trovi per terra delle piume, oppure delle monetine, oppure vedi dei lampi di luce, oppure dei puntini luminosi. Per esempio io a volte chiudo gli occhi e vedo dei puntini luminosi, oppure li vedi proprio nell'aria così, di questi puntini luminosi, oppure attraverso le farfalle, gli uccellini. Di solito si manifestano molto diciamo nella natura, oppure con delle chiamate. Per esempio mi ricordo l'altro giorno ero abbastanza giù di morale, e mi ricordo che ho aperto i miei registri akashici e ho fatto una domanda, ho chiesto come devo comportarmi in questa situazione, e a un certo punto mi è arrivata una chiamata. E io ho detto: ma perché questa chiamata proprio adesso mentre sto facendo questa cosa? Ma in realtà quella chiamata lì era la chiamata di una persona che in quel momento mi ha dato la soluzione alla domanda che io stavo facendo. Quindi io non ci potevo credere, ma è così. Possono arrivarti delle chiamate di persone che ti danno la soluzione al problema che stai cercando di risolvere. E fidati, perché è proprio così. Gli angeli si possono manifestare anche attraverso i sogni. Infatti fai bene attenzione a quello che sogni, perché sicuramente è un segnale del tuo io superiore, dei tuoi angeli che ti vogliono parlare. E anche se per esempio fai dei sogni negativi, vuol dire che comunque ti stanno cercando di dirti qualche cosa, magari di metterti in guardia da determinate situazioni. Quindi cerca di ricordarti, magari con un diario dei sogni, i sogni che fai, perché loro ti parlano molto anche attraverso i sogni. Un altro modo attraverso cui si manifestano gli angeli è la musica. Per esempio, se tu stai sentendo la radio e per caso hai chiesto agli angeli di risolvere un problema che hai, possono mandarti delle canzoni che magari hanno dei testi che ti danno la soluzione a quel problema, ok? A me mi è capitato proprio un'infinità di volte, ma proprio tante 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 volte, e spesso proprio attraverso delle musiche io ho cambiato la direzione a dei miei comportamenti verso alcune persone, oppure degli atteggiamenti che comunque io avevo. E a un certo punto è come se, cioè, io stavo vivendo con i paraocchi, proprio non stavo vedendo niente. Poi a un certo punto è arrivata questa canzone che mi ha illuminato, mi ha detto: guarda che la situazione è così così così. Ho detto: oddio, non ci avevo proprio pensato. E mi ha illuminato, cioè mi ha fatto vedere la situazione da un altro punto di vista più grande, in cui che io non riuscivo a vedere in quel momento, perché quando
vivi delle situazioni, spesso ci stai talmente dentro che non ti rendi conto dell'assurdità delle cose che stai facendo, no? Non so se ti capita. Quindi questo è le musiche sono le canzoni, sono veramente dei segnali preziosi a cui io presterei ascolto. Quindi hai visto che gli angeli si manifestano a noi in tantissimi, tantissimi modi. E alla fine quello che importa è anche come tu ti senti, nel senso sicuramente ci sono anche altri modi che adesso io non ti ho elencato, che però diciamo tu puoi avvertire che gli angeli sono vicino a te tramite le sensazioni, quindi se ti senti bene, se ti senti che ti puoi affidare alla vita, se hai una sensazione proprio di rilassatezza, di essere sostenuta, allora vuol dire che gli angeli sono vicino a te. Adesso mi vedi in un'altra in un'altra mise, perché il video che avevo fatto prima praticamente si è interrotto e non me ne ero resa conto, e me ne sono resa conto praticamente adesso e quindi ho dovuto rifarlo, quindi ecco perché mi vedi vestita diversamente. Comunque, se ti è piaciuto questo video, lasciaci un bel like, condividilo sui social alle persone che magari pensi che possa essere utile, e poi ti invito a iscriverti al mio canale, ovviamente toccando la campanellina, così ogni volta che faccio dei nuovi video ti arriverà la notifica, e anche, soprattutto, molto molto importante, ti invito... Oggi passano molti aerei. Ti invito ad iscriverti al mio gruppo privato su Facebook, Riscopri la tua bellezza con Geo, dove faccio ogni settimana più volte delle dirette in cui facciamo delle domande ai registri akashici. Se non sai che cosa sono i registri akashici, sono il libro della vita, cioè ciò che la nostra anima ha scritto prima di incarnarsi su questa terra. Quindi se sei interessata a questi argomenti, soprattutto se vuoi anche tu avere delle tue letture, iscriviti al mio gruppo su Facebook e ne vedremo delle belle. Ci vediamo lì e ci vediamo. Ti do appuntamento al prossimo video. Un bacione.